Sono in dirittura di arrivo gli incontri elettorali in vista dell'apertura dei seggi di domenica prossima. A Barletta è giunto anche il segretario nazionale del PD Enrico Letta per sostenere il candidato sindaco Santa Scommegna. Amministrative che a livello nazionale per Letta serviranno a testare la capacità di risultato di un'alleanza sempre più larga e con più donne candidate in Puglia. A livello nazionale queste elezioni ovviamente saranno per noi elezioni per testare la capacità di risultato di un'alleanza che stiamo cercando di rendere più larga. Questa alleanza più larga io sono convinto che darà i suoi risultati, stiamo lavorando in questa direzione e stiamo lavorando anche, sono molto contento per il fatto che il Partito Democratico abbia individuato e scelto candidature anche con l'impegno a rendere evidente il fatto che noi vogliamo candidate sindache donne a Barletta. Sono particolarmente contento di questo fatto, la nostra candidata Santa, che sarà, sono sicuro, la prossima sindaca di Barletta. Il segretario ha risposto anche a domande su temi di attualità come PNRR e occupazione, importanti per il rilancio del territorio. C'è bisogno soprattutto di far sì che questi fondi siano ben utilizzati con l'idea di un percorso lungo. Le infrastrutture sì, ma anche la coesione sociale e aggiungo anche per noi la cosa fondamentale è questo tema della assolutamente essenziale dell'occupazione femminile e dell'occupazione giovanile. Dentro il PNRR siamo riusciti a mettere questo tema della moltiplicazione, della clausola che assegna all'occupazione femminile e giovanile la moltiplicazione dei fondi, e per noi questo è uno dei motivi per cui questa è una grande occasione, questa occasione va colta, non bisogna sbagliare assolutamente. Inevitabile l'argomento guerra Russia-Ucraina. Tutti abbiamo la stessa ambizione oggi, quella di un'Italia che sia insieme a tutta Europa determinante per riuscire a obbligare la Russia a fermarsi e far sì che si riesca ad arrivare alla pace. Donne democratiche che scendono in campo in politica e che si propongono per il governo delle grandi città, così come ha deciso di fare Santa Scommegna a Barletta. Sono felicissima di avere Enrico qui accanto a me, mi ha inaugurato la mia campagna elettorale a Roma, lanciando questo messaggio forte che le progressiste e le democratiche sono le donne che si mettono in campo e che si propongono per il governo delle grandi città d'Italia. Io ero l'unica del sud e sono l'unica del sud tra le democratiche e le progressiste, quindi di questo sono orgogliosa e faremo di tutto per vincere, per portare di nuovo alla luce questa città che è conosciuta dalle tenebre e che dobbiamo dimenticare immediatamente.